Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Di recente abbiamo ricevuto diversi prodotti da parte della Mayonix, azienda svedese che molti di voi conosceranno per la qualità dei loro prodotti. La Mayonix ha avuto un periodo un poco buio, però sembra essere tornata più forte che mai sul mercato. Infatti sta proponendo una nuova gamma dei suoi classici per quanto riguarda i mouse e i nuovi prodotti che vedremo sicuramente in questi mesi. Oggi partiamo con il Mayonix Avior, un mouse ergonomico davvero ben realizzato, e questo è uno dei primi prodotti che Mayonix introduce nella nuova gamma per quanto riguarda anche il design. Infatti, come già vediamo, non è il classico Avior nella colorazione black nera, ma è un Avior Ice Cream, ovvero in colorazione celestina azzurrina. Partendo dalla confezione possiamo notare il nuovo look che Mayonix ha dato a questi nuovi prodotti. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, il modello ovviamente del prodotto. Ai lati troviamo un poco la descrizione che riguarda, diciamo, il nuovo slogan, la nuova politica dell'azienda svedese, un'ulteriore immagine. Già possiamo ovviamente notare quelli che saranno, diciamo, sia i colori, sia l'ispirazione data a questi prodotti per quanto riguarda i colori ai prodotti della Mayonix. La confezione si apre estraendo un'ulteriore mini confezione. Come possiamo vedere, la cura da parte di Mayonix è sempre ai massimi livelli. All'interno troveremo il mouse con il relativo bundle che noi abbiamo già precedentemente estratto. Adesso vi mostriamo il contenuto. Troviamo dunque un classico manuale di istruzioni riportato in diverse lingue, tra cui anche l'italiano, due stickers della Mayonix che potrete apporre dove vorrete, ed infine semplicemente il Mayonix Avior nella colorazione Ice Cream, che come abbiamo già detto è una colorazione tendente al celestino, l'azzurrino, quindi una colorazione sicuramente più sgargiante rispetto al classico colore nero, che comunque è un colore abbastanza elegante e neutro. Passando a un'analisi più dettagliata del mouse, possiamo osservare la classica forma simmetrica dell'Avior. Il design, come sempre, è davvero molto elegante e la qualità costruttiva da parte di Mayonix è, come sempre, è altrettanto ai massimi livelli. Partendo dal dorso del mouse troviamo il logo Mayonix, che contrasta molto bene alla colorazione celestina del mouse. Ovviamente il Mayonix è su una colorazione nera. Passando nella parte centrale avanzata troviamo il classico tasto per lo switch dei DPI, classica rotellina di tipo cliccabile e due classici tasti principali che, come sentiamo, offrono davvero un ottimo feedback. Ovviamente sono dei switch home run all'interno, quindi per assicurare massima qualità e durata nelle nostre sessioni di gioco o eventualmente utilizzo desktop. Le dimensioni sono abbastanza medie, quindi una presa sicuramente fingertip, vista anche la lunghezza. Possiamo propendere anche per una claw grip, una palm grip. Diciamo di no, in quanto il mouse è comunque leggermente basso e allungato. Spostandoci nel lato di sinistra del mouse possiamo osservare l'assenza completa di tasti laterali, sia nella parte sinistra sia nella parte destra. Troviamo queste scanalature che miglioreranno l'ergonomia sul mouse stesso, quindi offrendo maggior grip. Ci spostiamo nella parte frontale dove osserviamo il classico design, diciamo, ondulato per quanto riguarda i tasti e i principali, e quindi offriranno una zona molto confortevole per le nostre dita. Ci spostiamo nella parte inferiore dove possiamo riosservare anche questo nuovo design adottato dalla Mayonix. Quindi troviamo l'hamburger, una ciambella, un donuts, le french fries, quindi le patatine, e troviamo anche una pinna di squalo, un ice cream, e insomma quello che viene
riportata da parte di Myonix per quanto riguarda l'ispirazione ai colori di questi nuovi mouse, di questi nuovi prodotti. Troviamo due mouse fit di buone dimensioni nella parte inferiore e nella parte superiore, e nella parte centrale troviamo il sensore ottico, ovviamente, che è un PixArt PMW3325. 25. Potremo impostare i DPI fino a 5000 su 4 step e vedremo meglio nella recensione scritta sul nostro sito come si comporterà questo mouse di Myonix con questo nuovo sensore ottico. Per quanto riguarda il cavo, troviamo un classico cavo molto flessibile e leggero in rivestito in gomma classica e il connettore USB non è placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.